Non è solo una questione di illeciti in materia economica e finanziaria, faccenda di specifica competenza della Guardia di Finanza, ma soprattutto di tutela della salute umana. E questa, infatti, la principale chiave di lettura del sequestro degli oltre 400.000 articoli di bigiotteria che la Guardia di Finanza di Pescara ha sottratto al mercato per un valore di oltre 260.000 euro. Orecchini, bracciali, collane, piercing, anelli e cavigliere, privi della certificazione che attesta la sicurezza dei materiali utilizzati per la produzione dei monili che a contatto con la pelle possono rilasciare sostanze dannose per la salute umana. A parlare dell'ultima operazione messa a segno dalle Fiamme Gialle di Pescara nell'ambito del piano d'azione Stop Fake è il tenente Valerio Andrea Guarnera, comandante del primo nucleo operativo della Guardia di Finanza di Pescara. Negli ultimi 3 anni è stato posto in essere un piano d'azione che prende il nome di Stop Fake, che è disposto proprio dal comando provinciale, il colonnello Caputo. Il nostro obiettivo è quello di contrastare questo flusso che va dal Lazio all'Abruzzo di questa filiera del falso, attraverso la ricostruzione contabile di negozi al dettaglio, di inserire proprio alla filiera, proprio quella che i grossisti che immettono nel territorio questo materiale che non è sicuro in quanto manca proprio la documentazione, che danno la sicurezza al consumatore dell'utilizzo di questi prodotti. Quali sono i rischi per il consumatore? Allora, i rischi sono proprio inerenti proprio alla pelle, in quanto questi prodotti, essendo al contatto proprio con la pelle, essendo che ci sono dei materiali come per esempio il nickel, che se superiori a una certa quantità chimica, sono prodotti cancerogeni. Come ci si può difendere? Ci sono delle etichette nel prodotto dove deve essere presente la quantità chimica, come per esempio il nickel o altri prodotti che possono essere cancerogeni. Quindi nel momento in cui deve acquistare un prodotto di bigiotteria, deve controllare se dietro l'etichetta vi è la componente chimica del prodotto. Già quello è un ottimo modo per comprare e acquistare questi tipi di prodotti. Se è assente le specifiche tecniche, è meglio non acquistare. A entrare nel dettaglio dell'ultimo sequestro è Ruggero Acconciaioco, luogotenente della Guardia di Finanza di Pescara. Abbiamo effettuato più attività di intelligence nei negozi di Pescara, effettuando dei semplici sequestri amministrativi per il mancato rispetto del codice del consumo. Ogni articolo deve essere etichettato in maniera conforme e alcuni articoli non rispettavano i dettami dell'articolo 6 del codice del consumo. Quindi abbiamo effettuato un sequestro amministrativo e abbiamo acquisito le fatture. Dall'analisi delle fatture abbiamo individuato grossisti e importatori in Roma, quindi l'attività si è spostata su Roma. Abbiamo chiesto, così come previsto dalla normativa europea recepita da un decreto legislativo italiano, certificazioni del REACH ai sensi dell'articolo 36. Il REACH fondamentalmente disciplina i metalli pesanti all'interno del monile, piombo, cadmio e nickel. Questi metalli sono indispensabili per fabbricare il monile perché gli danno lucentezza, duttilità, resistenza. Però cosa succede? Devono rispettare le quantità di rilascio sulla pelle. Più grande è il monile, più c'è la possibilità con il sudore che vengano recepiti dalla pelle queste sostanze, questi metalli pesanti, le famosissime abrasioni oppure la pelle che diventa scura. E questo importatore non è stato in grado di esibire queste certificazioni e quindi abbiamo effettuato un sequestro penale per frode in commercio. Che fine farà questa merce? Allora, in questo momento la merce è sequestrata, quindi l'avente diritto ha perso momentaneamente il possesso della merce. È stato deferito alla Procura della Repubblica di Roma a seguito di indagini e successivo processo, se riesce a giustificare, quindi a produrci per ogni singolo monile la certificazione prevista, la merce al vaglio della Procura di Roma potrebbe, uso il condizionale, essere restituita.